siamo a Casino Fiorentino, Auditorium Le Santucce. L'argomento è uno di quelli apicali, il piacere femminile nella sua totalità. È stata relatrice una castiglionese, Celeste Bittoni, che però ha formazione padovana. Sì, in parte, comunque principalmente. Io mi sono laureata in triennale all'Università di Psicologia a Firenze e poi ho preso la laurea magistrale in neuroscienze cognitive e neuropsicologia clinica a Padova e ora sto continuando facendo un dottorato sempre all'Università di Padova in psicologia. Comunque sei uno dei pochi esempi di cervelli che fuggono, tra virgolette, però tornano all'ovile, a Castiglioni, e condividono con amici e castiglionesi quello che poi hanno appreso al giro. Un'osservazione questa: io ho visto che il pubblico stasera, che era piena la sala, però diciamo 80% donne, 20% uomini, sarebbe stato meglio il contrario. Qual è il problema? Questi uomini sono tutti professori di sesso oppure sono timidi? Come mai, secondo te? Beh, questa è una domanda da $1 milione, veramente. In realtà questo dovremmo chiederlo a loro. Però devo ammettere che, nonostante effettivamente la percentuale di persone presenti fosse in favore della componente femminile, io sto cominciando a notare anche una certa apertura mentale da parte degli uomini riguardo alla sessualità femminile. Magari siamo anche un po' spaventati da quello che non conosciamo e che abbiamo paura non ci porterebbe nulla di più, nessun beneficio, diciamo, a conoscere meglio. Però in realtà poi, soprattutto quando si parla di sessualità di coppia, penso che sia fondamentale per entrambe le parti capirsi, ma capire anche l'altro, e quindi in questo caso per la componente maschile riuscire a capire quella femminile. Ma questo è fondamentale. Io sinceramente mi sarei aspettato più maschi, perché l'uomo è fondamentale in quello che tu hai spiegato, cioè nel piacere femminile, quindi sarebbe bene che capissero più tante cose, anche tante cose oltre quelle fisiche che hai ben spiegato te, perché c'è tutta una sfera non fisica. Infatti, sì, io ho cercato un po' di porre l'enfasi sul fatto di, soprattutto quando siamo in una relazione stabile, che ormai quindi la fase dell'innamoramento e dell'ideazione del partner è superata, cercare un po' di concentrarsi sul cercare di riattivare il desiderio sessuale, creando il contesto giusto, la situazione giusta, cercando di fare qualcosa di più che riattivi proprio il desiderio, che abbiamo visto è basato su dei meccanismi d'apprendimento fondamentalmente. E una volta superata la prima fase della relazione, bisognerebbe prendercene cura e cercare di riattivarlo cercando degli escamotage, delle strategie. Quindi secondo te una relazione, ci può essere amore senza parte, diciamo, sesso? Beh, quello è assolutamente sì, nel senso che non per forza una relazione romantica deve comprendere una componente sessuale, come non per forza una relazione sessuale deve comprendere una componente romantica. Questo è vero per tutti, per gli uomini, per le donne. Cioè, spesso si sente dire che tutte le volte che una persona, solitamente un uomo, va a letto con una donna, allora vuol dire che poi la donna si innamorerà immediatamente di lui. Beh, non è così, perché sia uomini che donne possono volere più un rapporto sessuale, più un rapporto romantico, dipende da tante cose, dipende dalla fase nella vita in cui siamo, e comunque non per forza le due devono essere presenti entrambi, e penso che sia giusto così. Giusto dire che per la donna c'è bisogno di una preparazione mentale superiore che non nell'uomo per arrivare a quello che è, diciamo, il piacere sessuale che tu hai spiegato? Allora, per la donna sicuramente è molto importante la componente mentale, perché abbiamo visto che rispetto all'uomo, anche nella fase di eccitazione, quindi non per forza senza parlare ora dell'orgasmo, però anche nella fase di eccitazione è molto importante sentirsi eccitata a livello mentale, perché non corrisponde sempre anche all'essere eccitate a livello genitale, mentre nell'uomo queste due componenti sembrano essere più in concordanza tra di loro. Certo è comunque che sia per gli uomini che per le donne serve la componente di piacere mentale, perché abbiamo visto che
Il piacere può partire da diverse zone erogene, ma se non siamo lì con la testa, se non ci godiamo quel momento lì e pensiamo ad altro, possiamo stimolare tutte le zone erogene che vogliamo, ma le sensazioni di piacere non arriveranno. La mia sensazione è che negli ultimi anni, rispetto a un passato più o meno remoto, dove la parte sessuale, la parte fisica era esaltata, i media ne parlavano tutti i giorni, insomma, era una cosa che sembrava che quotidianamente, insomma, era trattato l'argomento più o meno da qualcuno. Ho pensato che con questo Covid, forse, nonostante siano stati in casa, si sia affievolito, diciamo, quasi l'interesse dei media, di tutti, come tu hai detto, piacevo la testa, come se noi in questo momento non avessimo la testa. Cosa ne pensi? Parlo generalmente, non di te, o generalmente la sensazione sociale. Io penso che purtroppo il Covid ci abbia un po' inibiti a livello sociale, a tutti quanti, e infatti anche nelle scuole abbiamo visto i ragazzini che fanno un po' più di fatica proprio ad approcciarsi con gli altri. L'approccio sessuale, che è ancora più intimo di un approccio amicale, sicuramente è ancora più difficile, e probabilmente il fatto di esserci rinchiusi in casa ha dato anche un pochino più per scontato l'importanza di tutte, cioè ha ridotto l'importanza di quelle che sono le situazioni e il contesto sociale nel quale si sviluppano poi le relazioni amorose e le relazioni sentimentali. Io spero che ci sia una specie di effetto fisarmonica, no? Quindi ora è come se ci fosse una primavera, si riapre tutto, ci rivediamo tutti, e spero che soprattutto i ragazzi più giovani smettano di sentirsi inibiti, riescano a superare questa un po' di ansia sociale che si è sviluppata durante il Covid e riscoprano l'interesse per approcciarsi con l'altro, per piacere e per piacersi, perché se ci pensiamo abbiamo speso quasi 2 anni in pigiama fondamentalmente. Doveva nascere bambini a tutto spiano, ci fu una volta un blackout a New York dove da quel blackout di una sola notte, dopo 9 mesi ci fu un'impennata di nascite. Qua invece credo che il Covid abbia fatto, forse invece che riavvicinare le coppie, talvolta abbia fatto esplodere. Assolutamente sì, ma perché un conto è una notte di blackout, un conto sono 2 anni, nel senso che ci siamo ritrovati, soprattutto per quelle coppie conviventi, a doverci confrontare con tutti gli aspetti positivi e negativi del partner o della partner 24 ore su 24. Infatti anche in Cina la percentuale di divorzi si è alzata drasticamente. E questo effettivamente è un problema nelle coppie, però ora che abbiamo ripreso un attimo la nostra normalità, nel senso che possiamo avere anche degli spazi altri dove esprimerci, non per forza confrontarci sempre con il oppure la partner. Spero che riusciremo quindi a ridare più importanza agli spazi intimi, non per forza dentro casa, però agli spazi con il proprio compagno, la propria compagna, e che anche questo vedersi e non vedersi, passare del tempo non per forza insieme, non darsi per scontato, è un fattore positivo per riattivare quel desiderio che abbiamo visto poi un po' scemare. Comunque io penso che il rapporto a due fisso di coabitazione sia un affinamento, o la coppia esplode, oppure è un affinamento di quello che sono i reali valori della coppia. Cioè, con questo non includo le famose dicerie, l'accomodamento, smussare, queste cose qua, però è un miglioramento individuale, è un lavoro, è un laboratorio del singolo all'interno della coppia. Però io sono convinta che anche per stare in coppia è importante riconoscersi come singoli, e quindi riconoscere la propria autonomia, avere degli spazi dove possiamo giostrarci e misurarci con l'ambiente, con altre persone che non per forza includano il partner o la partner, perché sennò davvero la nostra vita rimane confinata agli spazi delimitati della coppia. E invece è importante anche per apprezzarsi poi a vicenda riconoscersi e salvaguardare i nostri spazi come individui singoli. L'ultima domanda: il mondo giovanile, dei super giovani, dove il sesso si affaccia sempre più a età basse rispetto
a una volta, e mia impressione è che c'è talmente distanza tra la capacità di relazionarsi con l'altro che va a finire che diventano rapporti o diventano relazioni quasi di ricerca esclusivamente del sesso, più o meno, diciamo, non violento ma deciso, più che quegli innamoramenti di una volta lunghi, ti scrivo, ci vediamo, forse mi bacia. Mi dà l'idea che oggi vogliono arrivare immediatamente al dunque, senza averne, tra l'altro, a mio avviso, completamente i mezzi. Allora, la mancanza dei mezzi e delle conoscenze purtroppo non è responsabilità dei ragazzi e delle ragazze, è responsabilità della società, è responsabilità del nostro governo, e noi purtroppo manchiamo di un programma strutturato di educazione sessuale nelle scuole, e questo poi si ripercuote in una mancanza di consapevolezza non soltanto di come funziona la sfera sessuale dei maschi e delle ragazze, ma anche dell'affettività. Manca un'educazione all'affettività che non c'era neanche prima, però con il fatto che magari per raggiungere un potenziale compagno, una potenziale compagna, dovessimo aspettare di più, dovessimo scriverci, dovessimo attendere, c'era più tanto quella componente di attesa e fantasia, allora una volta ottenuta effettivamente la presenza dell'altro si tendeva, diciamo, a non darla per scontata come potremmo dare oggi. Ma oggi perché? Perché veramente siamo bombardati da informazioni, di possibilità, di approcci, soprattutto anche sui social, di approcci relazionali, che poi magari potremmo tendere a darli per scontato. Ma io penso che il problema sia che non riusciamo a darci tempo di vedere l'altra persona come una persona con dei sentimenti, con una storia, con un vissuto, e la vediamo soprattutto, appunto, attraverso i social, soltanto come uno stimolo sessuale, detta proprio in maniera... Sì, io penso che questa situazione, a mio avviso abbastanza drammatica, che hai detto te per i giovani, poi sia propedeutica quando il giovane diventa 18enne, 20enne, 25enne, avere quei rapporti o quelle violenze forse viene da un'adolescenza dove il sesso era già molto violento, almeno nelle parole, se non addirittura nei fatti. Crescendo non credo che diventino tutti poeti, forse peggiorano. Quest'uomo che quindi violenza alle donne, eccetera, eccetera. Beh, cosa ne pensi? Il fatto di questi comportamenti aggressivi e violenti nei confronti delle donne, secondo me, purtroppo qui dobbiamo dare la colpa al porno non femminista e quindi maschilista, in cui spesso la donna viene rappresentata veramente come soltanto un oggetto sessuale, e che purtroppo si ritorna sempre lì, sempre a causa di una mancata educazione sessuale, viene spesso sfruttata dai ragazzini come unica fonte di educazione alla sessualità. È ovvio che loro poi adopereranno come modelli quelli che hanno rivisto sul porno, per esempio, e poi dopo c'è da metterci in conto la componente della famiglia. Noi non lo sappiamo, questi ragazzini, cosa hanno vissuto, cosa hanno sentito all'interno delle loro case. Quindi secondo me una causa unica non si può trovare, però io spingerei più che altro sulla prevenzione, e veramente inviterei chiunque a cercare di sviluppare dei programmi di educazione alla sessualità e all'affettività sentimentale nelle scuole, perché lì sono i luoghi dove bisognerebbe veramente lavorare, e ce n'è veramente tanto bisogno. Sono d'accordo, Celeste, grazie di aver condiviso col pubblico questi tuoi pensieri, è stato molto interessante. Grazie a te, ciao. Grazie, ciao.